Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale dove si parla di sassofono e di jazz. Oggi voglio parlarti di un problema veramente gigantesco che può ostacolarci nello studio. Hai studiato le scale, hai studiato gli accordi, sei arrivato al punto in cui hai una tecnica sufficiente, anche discreta con lo strumento e anche un discreto suono. Hai capito cosa suonare su un accordo, hai capito quale scala suonare su un accordo, però all'atto pratico, quando poi ti trovi ad improvvisare, non ti escono delle buone frasi, non sai fare delle buone frasi. Com'è possibile? Perché? Perché la musica jazz è un linguaggio. Per saper improvvisare devi conoscere un linguaggio. Un linguaggio, così come il linguaggio parlato, non è fatto solamente da regole. Prova a pensare come abbiamo imparato a parlare. Non è che ci hanno messo in mano il manuale di grammatica quando eravamo bambini. Abbiamo iniziato imitando gli altri con l'ascolto. È esattamente questo che devi fare nel jazz. È vero che ovviamente ti serve saper tirar fuori un suono, ti serve conoscere delle scale elementari e degli accordi elementari per poter suonare, ma se poi non approfondisci con l'ascolto e con l'imitazione, non capisci come formulare delle frasi. Per questo è importantissimo ascoltare e trascrivere i maestri del jazz. Io, un po' di tempo fa ho trascritto questo solo di Dexter Gordon. Lui fa dei bend qui. Se io faccio, la frase è diversa, è più pigra e con questi bend che rendono più blues la frase. Poi, questa è una frase pronunciata con la lingua su ogni nota. Te de 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 te da do do de po po do. E c'è un piccolo vibrato sulla nota finale. Anche qui, se applico questo vibrato, se non lo applico, cambia tutto. Ascoltate. Con vibrato. Adesso lo levo. Sentite che è completamente diverso il senso della frase. Andiamo avanti. Anche qui continuo con lo stesso approccio. Even eighths, quindi suona delle crome dritte e con la lingua su ogni nota, proprio per accentuare ancora di più questo senso di pigrizia sul tempo. Se io la pronuncio così, non c'entra assolutamente nulla con la frase di Dexter, eppure sono sempre crome e armonicamente ho sempre suonato la stessa cosa, però cambia la pronuncia, però cambia il timing. Questa è la cosa importante, cioè cerca di assorbire anche questi aspetti. Le note sono solo uno di questi aspetti. Lo puoi anche fare con un altro strumento. Questo è un baritono, non è un tenore. Tra l'altro, è anche un buon esercizio. Per esempio, io il solo l'avevo trascritto ed imparato ad orecchio col tenore.
Adesso lo risuono col baritono perché ce l'ho in testa. Quindi, prima di fare questo, sei costretto ad ascoltare il disco tantissime volte e a metterti in testa queste frasi prima ancora di tradurle sullo strumento. Proviamo ad andare avanti. Sentite anche qui timing, la prima frase è più affrettata. La seconda è suonata più dietro. Anche questo è importante, se io faccio. Non è la stessa cosa rispetto a. È diverso. Sentite che la prima frase è una domanda, la seconda frase è una risposta che conferma quanto detto nella domanda un po' accennato. Rinforza l'effetto nella domanda. Vedete che in poche battute quanti elementi ci sono di timing? Quindi modo di stare sul tempo, pronuncia, articolazione, lingua su quasi tutte le note, domanda e risposta, i bend all'inizio, quindi delle inflessioni blues all'inizio. Vedete in pochissime battute quanti elementi ho trovato. Perché vi dico questo? Perché è ovvio che nel trascrivere un solo, sia bello, sia gratificante rifare le frasi del musicista che amiamo, no? Questo è chiaro. Però quello che secondo me puoi fare è, cercando di scavare di più, prova a capire quello che lui utilizza e poi cercare di utilizzarlo per le tue frasi. Cioè, ti faccio un esempio. Queste sono le frasi di Dexter. Chiaramente il solo continua. Adesso provo a fare parto con delle sue idee e poi provo a sviluppare un mio fraseggio, però cercando di rimanere su questa logica. Sentite che ovviamente voi potreste dire le frasi di Dexter però sono più belle. Vabbè, certo, però non ci addentriamo in questi paragoni assurdi perché allora fate come dicono certi amici miei, dopo Coltrane non ha suonato più nessuno e poi nell'arte dopo Picasso non ha dipinto più nessuno. Lasciamo perdere queste cose. Cerchiamo di farci ispirare da questi maestri qui. Quindi quello che io ho fatto è comunque in stile con questo. Provo a farvi altre frasi. Via. Capite che queste frasi scaturiscono dall'interiorizzazione, scusate, del linguaggio, cioè
Cerco di entrare un po' nella testa di Dexter e cerco di capire come ragiona. Questo è molto importante perché altrimenti, quando rifai delle frasi, si riduce solamente a dei leaks che ti metti sotto le dita, che sì, in una prima fase possono gratificarti, però non è che sono chissà quanto utili, anche perché poi che faccio? Vado a suonare con qualcuno, risuono le frasi di Dexter, sì, posso fare una citazione, però non è che posso suonare le frasi di un altro mentre improvviso, no? Questo è un aspetto importante perché a quel punto tu parti da un musicista, però poi prendi quell'influenza, la filtri e la personalizzi. In realtà, se ci pensate, anche Dexter Gordon ricorda molto Lester Young, però nello stesso tempo è Dexter. Cannonball Adderley ricorda moltissimo il fraseggio di Dee Parker, però è Cannonball. E non so, potrei dirvi Steve Grossman. Ricorda tantissimo Rollins, però è Steve Grossman. Cioè, che cosa voglio dire? Che si sente un'influenza forte, si sente una matrice, si sente un'idea di linguaggio, un'idea proprio di estetica musicale, però poi, se riesci a capirla, la fai tua nelle tue frasi.